Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero che ogni volta vi accompagnerà sempre più nel mondo dell'occulto. Prima di cominciare volevo ricordarvi che abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica, viraltop.segnalazioni@gmail.com, che troverete in descrizione, affinché possiate inviarci le vostre segnalazioni sul paranormale in modo che vengano studiate e successivamente pubblicate. Da sempre vengono segnalati avvistamenti di strane entità. Non c'è dubbio che tutti noi, almeno una volta, abbiamo avuto la sfortuna di vedere o sentire qualcosa che va oltre ogni spiegazione logica. Con il progresso della tecnologia e la facilità di avere sempre con sé un dispositivo di acquisizione video, è sempre più facile catturare questo tipo di fenomeni. Per questo motivo, in Viral Top, vi presentiamo la seconda parte della nostra raccolta di 8 video horror terrificanti che non ti lasceranno dormire. Prima di iniziare vogliamo chiarire che in nessun momento stiamo dicendo che questi video siano reali al 100%. È semplicemente una compilation in cui vi mostriamo il video, vi diciamo di cosa si tratta e lasciamo a voi decidere se credere o meno a questo tipo di apparizioni. Buona visione! Iniziamo con la storia di Jenny Flink, una youtuber finlandese dedita alle esplorazioni urbane. Durante la sua carriera, Jenny ha vagato in centinaia di posti spettrali, ma ce n'è uno in particolare che è senza dubbio la sua esplorazione più cupa fino ad oggi. Jenny decise di esplorare una capanna abbandonata situata nella periferia della sua città. Aveva sempre desiderato esplorare questa capanna, senza averne mai il coraggio, ma alla fine si decise. E quando lo fece, catturò qualcosa che gli gelò il sangue. Al settimo posto troviamo Uday Indi, un abitante della Turchia che era molto disturbato dai rumori che provenivano da una casa abbandonata molto vicina alla sua. Uday decise di avvicinarsi alla casa quando improvvisamente trova una bambina in piedi in una delle stanze. Mentre si avvicinava, notò che in realtà si trattava di una bambola. Arrabbiato, Uday decise di portarla fuori nel patio e distruggerla. Ma guardate attentamente cosa succede. Uday scappò subito e di questa storia non si seppe più nulla. Al numero 6 vediamo un pilota colombiano che condivide alcuni dei suoi viaggi sul suo account TikTok e in uno dei suoi video si è imbattuto in un incontro inspiegabile. Il 31 gennaio del 2020, mentre stava sorvolando la città di Medellín, notò uno strano oggetto che volava tra le nuvole a tutta velocità. Cosa pensi che sia? Un progetto militare segreto? Un oggetto volante proveniente da altre parti dell'universo o qualcos'altro? Vorremmo conoscere la tua opinione nei commenti. Al quinto posto troviamo un video condiviso su Facebook nel 2018. All'inizio sembra un video strano, ma normale, dove si vede una persona, più specificatamente una donna, camminare con un abito insolito. Ciò che lo rende spiegabile è ciò che accade dopo. Prestate attenzione.
In quarta posizione vediamo il video catturato da una telecamera di sicurezza collocata in uno dei vagoni della metro. C'è solo una persona, o almeno così sembrava, prima di notare una strana apparizione nel finestrino. Cosa pensi che sia? Un trucco naturale delle luci o una manifestazione spettrale? Anche stavolta, diccelo nei commenti. Il terzo posto appartiene ad un utente di Reddit che ha pubblicato una storia piuttosto bizzarra. Era da poco morta la sua coinquilina, che viveva in casa con il gatto, che dopo la morte della ragazza si impadronì della stanza. L'uomo cominciò a sentire strani rumori provenire da quella stanza, quindi decise di mettere una telecamera per cercare di catturare qualcosa. Ed in effetti, così fu. Nel video si vede che il gatto sta giocando tranquillamente, quando improvvisamente viene interrotto da qualcosa pochi secondi dopo. Una strana ombra si materializza proprio in direzione dello sguardo del felino. Il secondo posto è occupato da un video piuttosto inquietante. Protagonista un uomo, la cui nonna era morta pochi giorni prima. Stava rivedendo alcuni degli ultimi video che era riuscito a fare alla nonna, e fu allora che notò qualcosa che gli gelò il sangue. L'uomo condivise immediatamente il video con i parenti e nessuno di loro vi è riuscito a trovare una spiegazione per questa apparizione. In cima alla lista, nella prima posizione, troviamo la registrazione fatta da Tanner Shelton, uno youtuber americano che uscì di casa per prendere un po' d'aria, in quanto si sentiva che qualcosa lo stesse seguendo dal giorno prima. Tanner iniziò a condividere con i suoi follower la sua visita in un centro commerciale, ed in uno dei video, dietro di lui, si manifesta una strana apparizione. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.